Questa volta avremo vinto. Non si erano mai viste 1.240.000 persone che firmano per un referendum. L'idea di costringere una persona a sopravvivere nonostante la sua volontà è un'idea minoritaria nel paese. Però non è bastato. Ora la strada è quella che ha indicato Marco Cappato. Disobbedienza civile e ricorsi. E qualcosa prima o poi cambierà. Perché una volta che il vento soffia, l'aria passerà anche se costruisci un muro. Nel frattempo solo chi è fisicamente in grado di suicidarsi potrà farlo. Mentre a coloro a cui la natura ha tolto anche la facoltà dell'ultima mossa dovranno affidarsi alla misericordia illegale di un parente o di un amico, che dovrà farsi carico non soltanto del dolore dell'ultimo saluto, ma anche delle possibili conseguenze legali. Eppure cosa c'è di più umano che alleviare le sofferenze a chi ti è prossimo e ti chiede di farlo? Chi ama la vita, sceglie di poterla gestire.